Grazie, ultimo, non in ordine di importanza, tanto vero che è vicepresidente e non per nulla l'abbiamo lasciato per ultimo, Mario Toniuti. Io le dico due parole che sono state, sono rimbalzate in questi dibattiti, magari poi ovviamente lei risponda come meglio crede, però queste due parole credo che abbiano una certa importanza. La prima parola è imballaggi, la seconda concessioni pubbliche. Parliamo di due filoni diversi, ma che forse hanno un punto, si può fare un punto di sintesi tra queste due parole, che mi sembra che sono due parole problematiche rispetto a tutto quello che abbiamo sentito. Ma innanzitutto parlare per ultimo è un po' complicato, perché praticamente gli argomenti sono stati trattati tutti, però diciamo che... vicepresidenza, no, attenzione, mi sembra di aver capito, sarà ancora più complicato per il Presidente tirare le fila. Sì, appunto. Al di là di ciò, al di là della battuta, direi che l'onorevole Fiocchi abbia ben elencato le follie che sono nel regolamento delle PPVR. Per cui questo è un tema che, diciamo per analogia, possiamo metterlo come quello del CAM, e se abbiamo avuto questi importanti successi sul CAM o discreti successi sul CAM, speriamo di averlo anche in questo regolamento che alle spalle ha tante criticità. Una di queste è il fatto che noi dovremo, non so come, come imballaggio prendere questo bicchiere di plastica e rimetterlo in uso. Lo stiamo facendo col progetto Revending, lo stiamo facendo anche in maniera eccellente, direi, è stato nominato più volte, come è stata nominata più volte il fatto che questo settore si è sempre adattato e ha sempre cercato soluzioni per andare incontro a tutte queste insieme di criticità che ci vengono poste su di noi. Settore che, quando lei ha nominato il fatto che nei talk show comunque lo si fa per raccogliere l'attenzione, io spesso dico che il vending viene preso come, diciamo, usato come un esempio perché siamo noi coloro che ingrassano tutti, coloro che inquinano tutti i mari, coloro che... perché, diciamo, è di moda, va bene usare un settore per colpirlo e per creare una criticità che in fondo non riguarda assolutamente il nostro settore. È stata chiamata più volte la GDO, credo che i volumi di plastica che escono dalla GDO rispetto a quelli che escono dal vending siano, non abbiano un moltiplicatore, dovremmo stare qui a capire quanto veramente poi il tema della plastica non sia legato sicuramente a creare un appalto pubblico dove noi dobbiamo togliere la plastica perché è giusto che l'appalto pubblico, perché l'ente pubblico dia un esempio nei confronti di tutti perché non venga adoperata la plastica, ecco, come esempio. Quindi io collegherei il tema degli imballaggi e della criticità che ha in tanti punti anche al fatto di dover in tempi brevissimi creare tutte queste capsule compostabili che non sappiamo dove troveranno il compost, chi dovrà costruire queste capsule compostabili, dove lo dovranno trovare, perché c'è una quantità di compost per creare il numero delle capsule di caffè che sappiamo essere una delle maggiori abitudini ormai che gli italiani hanno preso relativamente anche in casa per fare il proprio caffè. Se devono diventare entro un tempo molto breve tutte compostabili, io mi auguro che le grandi marche come la Watson Espresso, non so come possano fare ad arrivarci, che è una delle cose che ha determinato questo regolamento PPVR. Oppure il tema delle cauzioni, cioè il tema del fatto che noi dovremmo restituire una cauzione sull'uso di un prodotto in plastica, che è improponibile, non è fattibile. Quindi io mi auguro che questo intervento che ha fatto l'onorevole Fiocchi sia porti a un risultato come ha portato quello di Vania Gava, con l'onorevole Vania Gava che ci ha aiutato nel progetto del CAM. Se dobbiamo fare una parola in più relativamente anche alle attività di sostenibilità che fanno queste aziende, che sono moltissime, cioè molte di queste aziende fanno il bilancio sociale, molte di queste aziende, le aziende produttrici si sono impegnate per già... parlavo ieri col Presidente che è un costruttore, già sono arrivati alla classe C nell'impatto nella nuova classificazione energetica. Okay. E quindi i gestori hanno implementato in maniera importante il progetto Revending, i gestori hanno fatto accordi col Banco Alimentare per evitare gli sprechi alimentari, i gestori fanno contratti e contratti con fornitori locali per usare prodotti a chilometro zero.
E se parliamo di sostenibilità, di altra sostenibilità, i gestori hanno, alcuni di loro, inserito all'interno dei consigli di amministrazione amministratori indipendenti che danno dei KPI per progetti di sostenibilità agli amministratori. I gestori fanno delle academy all'interno delle aziende per proprio inserire, proprio anche per la criticità che diceva prima Roberto relativamente alla ricerca di personale, delle academy con le scuole locali per inserirli all'interno delle proprie aziende. Quindi credo che, diciamo, in termini di progetti di sostenibilità e di volontà, di impegno, di forza che ha questo settore sia impagabile. Però è come diceva lei, ci conoscono poco, questa è la verità, ci conoscono poco nonostante tutto l'impegno da parte dell'associazione Confida di comunicare molto quanto noi siamo bravi. Diciamolo, siamo bravi, si può dire, non è un peccato. In merito alla concessione, anche qui io dovrei usare una parola imbarazzante perché è una cosa che anche qui è da anni che lottiamo per avere capitolati d'appalto che non abbiano solo la parte economica per affidare il nostro servizio, ma abbiano anche una parte tecnica, e devo dire che anche qui a forza di dai ce l'abbiamo fatta. Poi abbiamo il grandissimo problema delle commissioni che devono valutare la parte tecnica, perché non c'è la competenza per capire cosa significa, per esempio, fare un intervento tecnico in pochi secondi piuttosto che fare un intervento tecnico nei tempi corretti, perché si perdono gare d'appalto, si danno punteggi per qualcuno che dice che in pochi secondi io faccio un intervento tecnico. Ma questo, voglio dire, non è colpa neanche delle commissioni, quindi c'è tutta una cultura da trasferire. La criticità maggiore sicuramente è il tema che vivono, credo, chi ha i grandi appalti delle ASL, perché la situazione che non si vuole assolutamente capire è che dentro gli ospedali sono cambiate totalmente le abitudini e non c'è un'azienda in Italia che serva un ASL che non sta perdendo oggi il 40% del fatturato che faceva nel 2019. Peccato che ci sono delle aziende che hanno vinto degli appalti nel 2019, che hanno installato nel 2020, con un criterio dove c'è un canone, e anche qui ci sarebbe molto da discutere, con un canone che è fisso. Non ha possibilità di variabilità, quindi non è fisso. L'unico tema sul quale ci si può sedere per discutere è un piano economico finanziario che puoi fare direttamente con l'ufficio gare, l'ufficio che ha redatto la gara. I signori cominciano a chiedere innumerevoli PEC, decine di PEC, e la giustificazione è perché devono crearsi un book in caso di visita della Corte dei Conti relativamente al fatto di dare una forte riduzione del canone per dare riequilibrio al conto economico, e questo l'hanno fatto grazie all'articolo 18 che ci è stato concesso durante la pandemia, cosa che, come tutti ben sapete, ormai è terminata. E adesso noi ci ritroviamo ancora col 40% in meno di fatturato, i canoni che devono essere pagati.